Puntata davvero speciale quella di oggi di Zona Verde perché approfondisce la relazione tra la presenza di spazi verdi e il benessere psicofisico. Molti studi hanno accertato quanto sia benefico per il nostro benessere avere degli spazi verdi, quindi giardini, parchi e ville, come questa dove stiamo girando questa puntata. Addirittura alcuni studi hanno accertato la presenza di cortisolo, cioè dell'ormone dello stress, in base alla presenza di spazi verdi. Ovviamente il cortisolo aumenta nella misura in cui questi spazi verdi sono inferiori al 30%. Ne parliamo oggi approfonditamente con la dottoressa Margherita Barone, che saluto, psicologa e psicoterapeuta. Prima domanda: perché passeggiare in un parco pubblico ha effetti benefici sul benessere psicofisico? Beh, ci sarebbe una prima risposta, secondo me, anche ovvia, legata proprio al rapporto ancestrale che abbiamo con il verde, con la natura, perché insomma le nostre radici sono quelle, l'urbanizzazione è arrivata molto più tardi, storicamente parlando. Quindi il riprendere contatto con la natura ci mette in una condizione di benessere, che è una conseguenza logica. Beh, Come incidono gli spazi verdi sull'umore? incidono molto perché se solo potessimo sperimentare la possibilità di passeggiare in un ambiente dove gli odori, i colori ci creano una condizione di intimità con noi stessi, questo favorisce l'abbassamento dello stress, la possibilità di riconnetterci con quella condizione a cui mi riferivo prima. Quindi va favorito tutto questo, anzi diventa secondo me indispensabile educare anche le giovani generazioni a vivere immerse nella natura, perché un imprinting in questo senso avrebbe anche un valore propedeutico alla risoluzione di tutte quelle dinamiche interiori che ci portano a stare male, l'ansia, la preoccupazione. E poi la natura ci dà anche la dimensione di un tempo rilassato. Diventa una sorta di prevenzione. Poi le ricerche hanno avvalorato questo punto di vista. Le ricerche parlano anche di possibilità di aumentare le difese immunologiche. Parlo di ricerche accreditate da università sia negli Stati Uniti che nel Nord Europa, su campioni ovviamente rappresentativi che dimostrano quanto sia importante poter aumentare le difese immunitarie. Hanno trovato proprio una correlazione facendo ovviamente tutti gli esami specifici medici e quindi hanno scoperto che c'è proprio una maggiore capacità di difese immunitarie in soggetti che venivano da situazioni di abbassamento delle difese. Quindi diventa proprio prevenzione primaria. Sì, tornando proprio a questi studi, sono giunti alla conclusione che moltiplicare le aree verdi, quindi più aree verdi, meno consumo di suolo, meno cemento, aiuterebbe a contenere i costi dell'assistenza sanitaria. Sei d'accordo, vero? Caspita, sì, certo, sono d'accordissimo perché questa è proprio prevenzione primaria. E poi io credo che anche gli odori, ma ci vuole un'attitudine che può essere favorita nei bambini, cioè se noi portiamo i bambini in un parco, insegniamo loro quali sono le piante, quali odori emanano. Non vorrei parlare di fitoterapia, ma comunque diciamo che è quello che viene prima della fitoterapia. E quindi insegnare tutto questo ha veramente un valore terapeutico, sia per chi insegna che per chi viene accompagnato in questa scoperta. Quindi portiamo i bambini a passeggiare nei parchi e nelle riserve. È importante.
Vabbè, quindi lanciamo un messaggio agli amministratori e ai politici. Meno Sì. cemento e più verde. Meno urbanizzazione e più verde, o un bilanciamento percentuale in modo tale che ci avvantaggiamo tutti in questo benessere. Grazie Margherita. Prego.